ma la mamma in palestra mi vuol mandare. Avere i muscoli non è da sottovalutare. E benvenuti in quella che dopo 4 puntate sembra proprio la trasmissione del momento. Francia, penso che ti sia un attimo allargato. Forse hai ragione. Ok, ormai tutti conoscete la mia compagna presentatrice Naike Nieddu. E se non lo conoscete dopo 4 puntate, il mio compagno Francesco Perna, ma da donna e quindi padrona di casa. Ora ti sei allargata tu, Naike. Ok, passo a salutare i nostri ospiti che gentilmente sono venuti qui. La motociclista. Mi chiamo Emanuela Talucci e mi alleno con la scuola Pardi Racing. Il calciatore. Mi chiamo Luigi Ferri e gioco nella Curi Pescara. E la ginnasta. Mi chiamo Alessia Sabatini e pratico ginnastica artistica alla Terrum Pescara. Incominciamo subito con le domande. Allora, Luigi, da quanti anni fai calcio? Da 2 anni. E qual è il ruolo nella tua squadra? Terzino destro. E che cos'è il terzino destro? Il difensore che sta sulla fascia. Destra. Mentre Alessia, quali sono i risultati più importanti che hai avuto in questo sport? In questo sport uno dei risultati più importanti è stato quello di squadra in cui la Serie B1 in cui siamo arrivati terzi e anche la categoria in cui sono arrivata seconda in parallela e seconda corpo libero. Allora, Emanuela, cosa ti dicono le tue amiche di scuola quando sentono che fai motocross? Non certo cose belle. Perché? Perché pensano che sei maschio. A parte quello, poi sono invidiosi. Perché dovrebbero essere invidiosi? Una domanda. Perché è uno sport spericolato. Ecco. Infatti molti giudicano questo sport molto pericoloso, è vero? E quindi per un po' più maschile, perché i maschi sono un po' più estremi. Oppure non è così? Per me è normale. Ah, okay. Stiamo vedendo proprio un video della regia, ce l'ha mandato. E che cosa stai facendo in questo momento? Sto facendo una gara a Castel Raimondo. Ah, quindi fate anche le gare? Sì, però questa è di mini enduro e faccio anche mini cross. Ah, quindi esistono diversi tipi di... Sì, solo questi due. Ah, solo questi due. Ne hai mai vinta una di queste gare? Molte. Ok, mentre Luigi, qual è il tuo sogno nel cassetto in questo sport? Nessuno in particolare. Quale squadra tifi? Inter. Ti piacerebbe un giorno incontrarla? Sì, molto. Allora, Alessia, da quanti anni pratichi ginnastica artistica e quante ore al giorno ti alleni? Ho iniziato come gioco, però è da 5 anni che la pratico in maniera agonistica e mi alleno 3 ore e 4 ore al giorno. Come hai conosciuto questo sport? Mi sono appassionata perché mi piaceva molto. E qual è la differenza tra ginnastica artistica femminile e quella maschile? Quella femminile è basata su 4 attrezzi, invece quella maschile in 6. E gli unici in comune sono il corpo libero e il volteggio,
che però nel corpo libero la maschile è senza musica e senza coreografia. E quali sono questi attrezzi, diciamo, oltre al corpo libero, come quello che hai appena detto? Corpo libero, volteggio, trave, parallela. Per la maschile il corpo libero, le parallele pari, il cavallo a maniglie, la sbarra e volteggio. Emanuela, quali altri sport ti piacciono oltre al motocross? Nessun altro? No. Cosa ti piace del motocross? Fare le cose spericolate. Hai mai paura? No. Luigi, mentre, come hai conosciuto tu questo sport? Grazie a mio padre. Perché? Cosa faceva tuo padre? Il calciatore. E come ti sei appassionato alla squadra dell'Inter? Perché tutta la mia famiglia è interista. Nella tua squadra ci sono è uno sport più da maschi o più da femmine? Più da maschi. Adesso stiamo vedendo proprio delle foto della tua squadra, è vero? Sì. Ti piace stare con la tua squadra? Sì. E qua vedo che state anche mangiando, prima, no? Delle foto che in cui stavate mangiando, avete già fatto dei campi, una cosa del genere? Sì, a Pasqua siamo andati ad un torneo a Pisa. Ho visto che state facendo un campo di allenamento a giugno, di che cosa si tratta? È un camp dove incontreremo Massimiliano Allegri, l'allenatore della Juventus, dal 5 al 18 giugno. Tu saresti contentissimo visto che tifi l'Inter? No, non sarebbe per niente contento. Max Allegri della Juventus. Okay. Vero, è così? Sì. Sì. Si vede che sei proprio negata col calcio. Ha parlato, quello che non sapeva neanche chi era Allegrini. L'ha notato. Poi, mentre, Emanuela, come hai conosciuto questo sport? Mio padre. Anche lui lo faceva? Mio padre correva su moto da strada, io invece motocross. Ah, e ti piace stare con la tua squadra? Sì, tanto. Luigi, questo sport è più da maschi o più da femmine? Più da maschi. Per te non è una domanda tanto complicata, sono più forti le femmine o i maschi a calcio? I maschi. Mentre Alessia, sì, ti piace stare con la tua squadra? Sì. Hai mai fatto, esistono delle gare di squadra nella ginnastica artistica? Sì, sì. Hai mai fatto alcuna? Sì, l'anno scorso nel 2017 abbiamo fatto la gara di serie B1 e siamo arrivati terzi. Vedo che dalla regia hanno mandato un altro video, che cosa stai facendo in quel momento? Sto facendo un attrezzo nella ginnastica artistica che è il corpo libero, che si pratica con la musica e le mosse. Cos'è della ginnastica che ti piace, il corpo libero? Come... Sì, è il mio attrezzo preferito. Mentre, Emanuela, vedo che hai un casco, è quello che usi per... le gare. Ce lo puoi far vedere? Puoi anche prenderlo. Si vede che è molto pesante. Non lo è? Beh, a tenere così no, però... In testa è pesante? Un po'. Ti è mai capitato di infortunarti in questo sport? Di cadere... Molte volte. Quindi è uno sport spericolato. La stessa domanda a Luigi, ti è mai capitato che qualcuno ti infortunasse oppure che cadessi e scivolassi? No. Mai? No, mai. La stessa domanda anche ad Alessia, mai capitato che tipo durante un allenamento che sbagli un attrezzo e cadi? Sì. Che attrezzi usate? Facciamo corpo libero, trave, parallela e volteggio. Invece tu, Emanuela, che ci usate? Nulla. No, no. Cioè, la moto. La moto, il casco. E il casco e le protezioni. Sì, è giustissimo. Ma un'altra domanda per Emanuela. Dove vi allenate normalmente? Beh, un po' da tutte le parti. In Puglia, Basilicata, Molise. Quindi giri tutta la Abruzzo. Sì. Ma vi allenate però più all'aperto o al chiuso? No, aperto.
Ma è mai capitato che per colpa di pioggia avete annullato l'allenamento? Anche gare. Anche gare? La stessa domanda per Luigi, mi è capitato questa cosa? Sì. E vi allenate per lo più all'aperto o al chiuso? All'aperto. E mentre Alessia, voi dove vi allenate? Ci alleniamo in una palestra di una scuola. Ma è successo che vi siete allenati all'aperto? No. Emanuela, ma che tipo di gare ci sono per il motocross? Allora, il regionale, italiano e mondiale, europeo. E tu che cosa hai fatto tra questi? Allora, mini enduro, regionale e italiano lo sto facendo quest'anno. E tu Luigi, che tipo di gare ci sono per il calcio? Regionale, nazionale e mondiale. E tu ne hai fatta almeno una di queste? No, purtroppo no. Lo vorresti fare? Sì, tantissimo. Ma hai mai fatto qualche gara contro altre squadre? Sì. Quante? Non le ricordo tutte. Ah, ok. Molte. Ma sono tornei oppure tipo amichevoli? A volte partite di campionato, a volte tornei, a volte amichevoli. Okay. Hai mai vinto una di queste? Sì. Ok, Alessia, a scuola come va? Riesci a conciliare lo sport con lo studio? È molto difficile, però nel passare degli anni ci si organizza e riesci a conciliare lo studio e la ginnastica. Emanuela, invece, mi è capitato che per colpa di un infortunio non sei portata ad andare a scuola? No, mai. No? Anche con l'infortunio ci sei andata? Beh, è capitato poche volte, però piccoli infortuni. Ah, non tipo ossa rotte? No, quello non mi è mai successo. Non c'è una fama così tragica. Cioè, pensa a un motocross, potrebbe capitare che il motorino, quello che la usate. Moto. Che cosa usate al motocross? Cosa che non mi ricordo. Motocross. La cioè, moto. Sì, moto. La moto è quattro ruote. No, due. Perché due anche. Tu hai detto il motorino. Anche. Imbranato che sono. Invece, Luigi, riesci a conciliare anche tu le attività scolistiche con scolare con quelle sportive? Sì. Ok, cara Naike, mi dispiace ma purtroppo è arrivato il momento più triste della puntata, cioè la fine. Ebbene, siamo arrivati a questo punto, però a me mi dispiace, però se siamo ancora qui tra un po' ci cacciano. Bene. Allora passiamo a salutare i nostri ospiti, Emanuela. Ciao. Luigi. Ciao. E Alessia. Ciao. Se volete rivedere la prossima puntata, ci sarà il giovedì prossimo alle 8:30. Ci vediamo anche giovedì alle 8:30. Un'altra fantastica puntata, viva lo sport. Arrivederci. Buona serata.